Cambia la panchina, la storia no. Ancora un KO nono di fila, stavolta contro il lanciatissimo Siena al suo quinto consecutivo exploit. Modalità per i pinetesi identica alle precedenti. Cesar al posto di Tomasello, un Sant'Angelo in più e un De Silvestre in meno, ma in campo la differenza decisiva la fa il servizio. 10 ace a 1 per i toscani e quando non è punto la differenza nostrana va comunque in grave difficoltà. 3-0 punitivo ingiustamente, ma la sostanza resta, vista anche la vena dell'ex Milan, 11 punti e buona dose di applausi. A Castellana Grotte la prossima si va per modificare tutto, a partire dal risultato. Nortona gioca come all'andata una delle migliori gare contro la capolista grottazzolina in terra marchigiana. Perde 3-1, due volte 23, ma da capire è la differenza di 32 punti in classifica, con un'impavida generosa, sfortunata e ben diretta dal duo Marshall Cantagalli, percentuali ben oltre il 60 a testa, col quasi solo danese Nelson 32 punti a contrastare gli abruzzesi. Il tutto in attesa dell'ultima spiaggia al Palasport con l'Aversa. Giocando così c'è ancora comunque più di un filo di speranza. In A2 femminile la Serdeco Pescara cede pure al Talma Sons ma senza recriminazioni. In B1 un incerottatissimo Altino espugna un parquet molto complicato come quello di Fasano. Dal 2-0 si avverte un calo fisico prevedibile, ma al tie-break le rossoblù, spinte dalle veterane Orazzi e Montechiarini, tirano fuori un mix di classe e orgoglio e vincono 3-2. L'Adriatica Presteramo, pur faticando un po', realizza un blitz da 3 punti a Crotone e in classifica è più che ben piazzata alla vigilia del Big Man con la capolista Energy Catania, attesa sabato e non domenica alle 16 e non alle 17 al Palas Capriano. In B2, nonostante una più che buona performance, la Julia Gas Montesilvano deve arrendersi alla capolista Riccione con 1-3 dai tanti rimpianti, ma la scena del giorno va al Gada Pescara Project che, lottando strenuamente con un gran lavoro di gruppo, fa il colpaccio a Collemarino, 3 punti che valgono il triplo in chiave salvezza. Complimenti strameritati al team dell'ottimo tecnico Maurizio Schiazza.